È in programma sabato 7 e domenica 8 settembre la 27esima edizione della Festa della Perangelica di Serrungarina, organizzata dalla Proloco con il patrocinio del Comune di Colle al Metauro. La festa, presentata nella sede di Confcommercio Marche Nord, animerà il borgo medievale per celebrare la Perangelica, riconosciuta dal 2001 dalla Regione Marche come prodotto agroalimentare tradizionale. Un ricco programma fra espositori del succoso frutto, concerti, enogastronomia e la pedalata della pera angelica. La caratteristica della pera di Serrungarina è che io dico sempre che è la pera che ha le ali, quindi è la pera che mangiano gli angeli, si fa per dire, si fa scherza, ma la caratteristica della pera di Serrungarina è che è come si dice, non sono uguali. Cioè, lei te compri le pere dalle altre parti, sembrano fatte col copiatore. Le nostre pere, una pera uguale all'altra non la trovi. E a seconda del ramo dove nasce, a seconda del terreno che trova vicino, lei ha la sua conformità e quindi si distingue anche per quello, perché se tu guardi nel nostro cesto lì, una col gambo corto, una col gambo lungo, uno uguale non ne trovi. E in più la bontà invece è eccellente in tutte. Visto il grande successo di anno scorso, replichiamo e abbiamo aggiunto una settimana che precede il 7 e l'8, che precede l'evento della festa, in cui tutte le associazioni con la quale c'è una sinergia crescendo nel tempo, dicevo, tutte le associazioni organizzano ciò che compete loro. Ad esempio la bocciofila ha un torneo di bocce, la società sportiva ha un torneo di calcio, abbiamo un'associazione culturale che organizza la presentazione di libri. Tutto dedicato a questo fantastico frutto che è la perangelica. Quest'anno fortunatamente nuovi produttori sono entrati a far parte dell'associazione e questo è buono. I primi anni abbiamo incentivato con un contributo i produttori per la piantumazione di nuove piante. Quest'anno sicuramente adesso vedremo di acquistare una macchina bollinatrice, cioè che identifichi il nostro prodotto. Però poi abbiamo tutto uno scenario che riguarda la nutriceutica, cioè la farmaceutica abbinata alla nutrizione. Quindi, perché questo prodotto, essendo molto ricco di polifenoli, si presta molto a fare degli integratori alimentari che avrebbero benefici per il cuore e per le arterie. Quindi, però per fare questo bisogna proteggere il prodotto.